Sì, è vero, è il pezzo mancante che mi tiene sveglio. E quale sarebbe il pezzo mancante? Noi non abbiamo né trasporti commerciali né agenti in Argentina. Noi abbiamo pensato ad ogni soluzione possibile, ma senza trovare un modo legittimo di far uscire quell'uomo da Buenos Aires. Ed è questo il problema che non sono riuscito a risolvere. Ma Dio sì. Che vuoi dire? Guarda, ho qui un suo messaggio. Lo Stato di Israele è invitato a inviare il ministro degli esteri e altri dignitari di Stato alla celebrazione del 150enario dell'indipendenza argentina. Perché sei tanto sorpreso? Ben Gurion, io non sono così vecchio. Ne ho vissuto qui tanto da non essere sorpreso per un miracolo. Ah, non è poi un gran miracolo. Dopotutto, se riuscì a dividere il Mar Rosso 5.000 anni fa, può di certo mandare un aereo in Argentina ora, nel 60. Ha un'autonomia di 3.500 miglia nautiche a carico massimo. È in grado di volare da Tel Aviv a Buenos Aires facendo solo 3 scali. Posso contare su un decollo per l'11 maggio? Sì, per maggior sicurezza lo sospenderò dal servizio. Bene, e quanto alla composizione dell'equipaggio? Beh, signore, la migliore. Perché a un certo punto dovranno sapere lo scopo di questa missione. Sì, quando lo riterrà necessario. Il bus è arrivato. Sono le 5:56. Accidenti, dov'è lui? Chi è quello? Essere Nicholas Eichmann con la moglie. Ecco, anche Dieter Eichmann. Si direbbe una riunione di famiglia. Noi sappiamo che è Clement. Ma sarà Eichmann. Clement e Eichmann. Come puoi esserne certo? L'hai visto solo una volta. E tanto tempo fa. Il giorno che arrivammo ad Auschwitz era una giornata fredda. Tenevo stretto il mio fratellino tra le braccia perché stava gelando. Arrivò la guardia e strappò mio fratello con violenza dalle mie mani. Lo prese per i piedi e gli fracassò la testa contro un muro.